Poteva essere un debutto migliore, soprattutto un impegno più facile per i ragazzi di Lorenzo Collacchioni. Invece così non sarà, perché la formazione del Flaminia è una vecchia volpe, una vecchia marpiona di questo torneo. Si presenta subito con un biglietto da visita interessante la squadra di casa, ed è Rizzo che va ad operare la rimessa in gioco per un tentativo di cross di Barduani. La copertura dei nostri ragazzi, palla in area di rigore, attenzione, un colpo di tacco, poi cerca di liberarsi in qualche modo Sirbu, arriva ancora l'intervento di Giampà, arriva il primo calcio d'angolo della partita, arriva la spia rossa che si accende sul cruscotto della formazione livornese, perché su questi sono partiti veramente alla grande, e quindi andiamo a cercare a controllare la situazione. I nostri sono abbastanza lontani dall'area piccola, parte il cross, attenzione, c'è un colpo di testa, palla che va fuori, di un nulla il colpo di testa di Cretella, palla che va sulla sinistra di Della Pinna. Controtempo Rodriguez, non è riuscito a prendere il pallone, invece Rizzo sulla destra, Rizzo salta in una botta sola Lucarelli, poi la mette per Marchi, Marchi ancora opportunità di tiro, Marchi quasi zona tiro, sinistro, ci ha battato, palla lontanissima. Maruffi è al suo secondo anno, ha giocato anche 6 anni a Catania in Lega Pro, ha giocato anche con la Lupa Roma. Attenzione alla copertura di Fumanti, batti e ribatti, cerca un copritacco Pecchi, attenzione Nerinaria, la mette nel mezzo, non ci arriva nessuno, poi prova ancora una conclusione e ancora c'è movimento in area di rigore con Rodriguez che cerca un colpo di tacco, poi rompe Lucarelli, Lucarelli ancora, linea di fondo, Lucarelli la mette bassa, rasoterra, può intervenire la difesa del Flaminia. Attenzione alla ripartenza con Garufi che allarga poi per Barduani, cross di Barduani in area, colpo di testa, pericolo, ci arriva. Ha cercato il colpo di testa e c'è stato forse un intervento provvidenziale di Giampà. Dunque, intervento provvidenziale da parte del nostro numero 17, Jacopo Giuliani. Parte il calcio d'angolo, Fogli con le mani riesce a mandare tutti fuori misura, un pallone pericolosissimo. Neri parte il cross, cerca la conclusione al volo Lucarelli, non la trova, poi sulla rispinta corta a Lucci che ripete la tirata di rigore, opportunità di tiro, ancora attenzione, la conclusione, la parata, palla vagante! Occasionissima con Rodriguez dopo il guizzo di Cretella. Attenzione agli Amaranto, vanno via in velocità, viene fermato al limite dell'area di rigore Maresca, resiste ancora, non è finita la conclusione, la parata a terra. Rinvio di Folli a centrocampo, si immola Marchi, recupera questo palla, attenzione, conclusione, la parata, il sinistro di Sirbu, la parata a terra di Folli. Lucci, rasoterra per il controllo di Maresca, un po' troppo elegante quello di Maresca, un po' troppo confidenziale, attenzione a Sirbu che poi allarga sulla sinistra per Sciaman, Sciaman in area, opportunità di tiro in area, conclusione, ancora pallone ribattuto su Barduani dopo la conclusione di Garufi. Parte lo spiovente teso in mezzo, gran mischia, colpo di testa, allontana Folli e poi ancora palla lì in mezzo, gran mischia, ancora Folli con i piedi, con un paio di conclusioni, poi alla fine finisce a terra provvidenzialmente, dobbiamo dire, dopo questa mischia. Adesso in questo secondo tempo gioca contro sole la squadra del Flaminia. Ci sarà solo un calcio di punizione, però attenzione, allarme rosso, c'è anche Sciamana da quelle parti, mi sembra, arriva il fischio, infatti c'è il sinistro a giro, alto sopra la traversa di un nulla, c'è stata forse una deviazione. Jacopo Sciamana che va a battere anche il calcio d'angolo, parte lo spiovente a giro in mezzo, palla al limite della rete, ancora viene allontanato dopo che c'è stato un colpo di testa pericolosissimo. Una situazione di mismatch che può essere favorevole con qualche avversario. Parte il cross in mezzo, lì sciolto! Il pallone controllato da Neri a centrocampo. Prova di nuovo ad allargare per il guizzo e l'inserimento di Pecchia. Pecchia la mette in mezzo, Cretella, attenzione! A controllo a seguire che non è riuscito. Se riusciva a domesticare quel pallone Cretella sarebbero stati guai grossi. Ancillai, Abreu e Sirbu. Sradica un ottimo pallone, riesce a portarlo in avanti Giuliani, poi sulla sinistra è Pecchia che lo controlla con una sterzata, fa fuori un avversario, la mette in area Rodriguez, Rodriguez un controllo, Rodriguez esce della pinna. Giampà, colpo di tacco sul pressing di Abreu, poi palla lunga, questa volta per il guizzo di il pallonetto, pallonetto alto,
il guizzo di Pecchia che era riuscito a battere tutti gli avversari. Gasperini al terzo anno, ha giocato in Serie C per diverso tempo. La Veronica di Frati, la palla dentro, attenzione, il guizzo messo giù, rigore! Rigore! Rigore per la formazione del Livorno sul guizzo, è andato, è stato messo giù Neri e dunque c'è rigore per il Livorno. Momento dunque decisivo della partita con Matteo Frati a tu per tu con Nicolò Della Pinna. L'arbitro controlla che tutto sia regolare. Rigore a Maranto, parte la rincorsa, il sinistro, la parata ancora Frati, gol! Matteo Frati, il tapin, l'ha messa dentro! Matteo Frati sbaglia il rigore, ma poi il tapin con Della Pinna che non controlla, la mette dentro. Il controllo di Marchi che cerca di impostare, gli viene rubato un pallone, e allora forza, andiamo avanti. Pallone per Cretella, quasi in zona tiro, arriva sulla destra proprio Bruno in area di rigore, si allontana un po', parte il cross all'ultimo momento, Gasperini provvidenziale il suo intervento, la recupera per ancora loro che insistono con Acillai, controllo di Carcaris su Acillai, poi recupera palla Luci, può andare in contropiede Luci, tieni palla Luci, ancora il capitano che gli viene torto palla, ma c'è Giuliani che la mette lunga, non può intervenire Neri perché è posizione fuori gioco, la recupera Della Pinna, la mette lunga, c'è ancora un colpo di testa di Giampà, la recupera il numero 23 Amaranto, poi c'è ancora il controllo di Neri, viene messa a terra Neri, strattonato, è finita! È finita! Livorno che trova la prima vittoria al suo debutto in campionato di Serie D, che batte il Flaminia per 1-0 su calcio di rigore con Frati. Era una partita difficile, era una partita da prendere con le molle, era una partita veramente impossibile da poter pronosticare. Ce l'abbiamo fatta!